E quale consiglio daresti per questa settimana, indipendentemente dall'allenamento? Per questa settimana, come mi stai prendendo? Aspetta, questa la dobbiamo rifare. Ciao ragazzi, siamo arrivati alla seconda puntata della preparazione della mezza maratona, della maratona primaverile. Sto aspettando Andrea Soffientini che ci racconterà qual è il programma settimanale. Una delle principali considerazioni che vorremmo fare è che il numero di chilometri settimanali previsto deve essere integrato aggiungendo allenamenti lenti. Andrea vi parlerà solamente degli allenamenti di qualità, vedete voi quale possa essere la vostra stima di tempo. E soprattutto di carico dell'allenamento per decidere quali possono essere i chilometri settimanali. Lascio la parola ad Andrea che vi racconterà i due programmi settimanali. Se avete delle domande, ovviamente sempre qua sotto e a conclusione della presentazione vi dirò quali sono state le domande della settimana scorsa. Buongiorno ragazzi, siamo alla seconda settimana della preparazione della maratona e mezza maratona. Siamo sempre con Andrea Soffientini, il re degli amatori. Andrea, oggi che cosa ci proponi per la settimana prossima? Io comunque sono il re dei tappascioni. Settimana prossima terrei ancora del lavoro aerobico, magari cambiandolo un attimino, facendo dei 1000 a ritmo gara, ritmo mezza, e un 1000 di recupero, 20 secondi, 30 secondi più lento. Questo per incominciare a tenere un po' il ritmo gara e per capire dove andremo a sbattere la testa tra qualche settimana. L'altro lavoro per i principianti lo toglierei, metterei un progressivo partendo con una corsa lenta, finendo un attimino più forte. 14-15 km mi paiono abbastanza. E nel weekend invece tenermi sempre un lunghetto, sempre non badando alle velocità per un principiante, mentre per un amatore lo farei un po' più svelto, un 30 secondi, 40 dalla mezza. E invece per chi si dovesse preparare per la maratona di Roma o di Milano, che ha a disposizione qualche settimana in più, che cosa suggeriresti per la prossima settimana? Allora, per loro farei già qualche ripetuta più lunga a ritmo gara, sempre sperando di essere avanti con i chilometri, 3 volte i 4000 a ritmo maratona con un recupero 30 secondi più lento. Per i principianti va benissimo ancora un progressivo, tanto per non sovraccaricare troppo, mentre per un amatore invece un pochino più evoluto direi un fartlek da 40-50 minuti, dove la parte lenta però la teniamo abbastanza svelta, quindi come se fosse un lento svelto, e la parte forte invece circa ritmo maratona. E a livello di chilometraggio rispetto a settimana scorsa, suggerisci qualcosa di diverso oppure la stessa cosa? Sperando che abbiano aumentato di 10 minuti il lento, direi di no, anche perché è abbastanza rischioso aumentare di tanto i chilometri. Già 10 minuti in più ad allenamento vuol dire che abbiamo aggiunto 50-60 minuti, quindi praticamente un allenamento in più a settimana, quindi direi di non esagerare. Indipendentemente dall'allenamento, quale altro consiglio potresti dare a questi podisti amatori? Se sentite il bisogno di riposare, prendetevi un giorno di riposo, oppure meglio ancora uscite e rallentate ancora di più il lento, che non è importante tirare sempre, anzi. Suggerisci di fare anche un'uscita in pista oppure va bene comunque anche in strada? Guarda, io amo la pista, forse per la mezza maratona continuo a consigliarla, anche perché mentalmente vi fa concentrare abbastanza, mentre per la maratona direi di lavorare spesso su strada. Grazie Andrea e se avete qualche dubbio, ovviamente il suggerimento è quello di chiedere nei commenti. Ciao Andrea, alla prossima. Ciao! Ringraziamo Andrea per la preparazione di questo schema di allenamento. Vi ricordo che questo programma è settimanale e sarà, proposto e disponibile su YouTube a partire dalle 13 di ogni domenica. Io ed Andrea siamo a disposizione per chiarire ogni dubbio sui vari social network, ovviamente se avete delle domande sempre qua sotto nei commenti, altrimenti buon allenamento. Ciao, a presto! Una delle domande
domande che ci è stata posta la settimana scorsa è come effettuare le ripetute in salita, ci sono ovviamente diversi modi, ne parleremo la prossima settimana, chiederemo ad Andrea il modo migliore.